Una cordiale buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca perché il questore di Pescara Luigi Liguori ha emesso 14 provvedimenti di divieto di accesso ai locali pubblici e zone limitrofe ad altrettanti giovani coinvolti lo scorso 31 ottobre in una maxi rissa davanti ad un locale della città. I dettagli nel servizio di Stefano Recanati. 14 provvedimenti di Daspo Willy della durata di un anno hanno interessato ragazzi tra i 18 e i 21 anni di nazionalità italiana e straniera. La rissa di Halloween, così rinominata dal questore Luigi Liguori, è scoppiata lo scorso 31 ottobre all'interno di un locale della zona centro-nord della città di Pescara per poi consumarsi all'esterno. I ragazzi, identificati grazie alle attività di indagine della squadra mobile, ora non potranno per la durata del provvedimento entrare nel locale dove c'è stata la rissa, in quelli analoghi, né partecipare alla movida cittadina. Il fenomeno delle liti però non riguarda solo maggiorenni, infatti dall'autunno scorso questi sono fatti piuttosto consueti, soprattutto nel territorio tra le città di Montesilvano e Pescara. È un fenomeno che al momento non è preoccupante ma desta attenzione, perché abbiamo avuto diverse risse nel capoluogo, risse che in questo caso hanno dato origine a questi 14 DASPO. Si trattava di un locale pubblico dove è iniziata questa rissa e poi è stata proseguita all'esterno del locale. Abbiamo colto l'occasione per parlare di questo fenomeno delle liti a volte poi alla fine scaturiscono in vere e proprie risse tra soggetti che in questo caso riguardano ragazzi di 14-15 anni che aggrediscono per futili motivi altri ragazzi, spesso che provengono dalla provincia. Oppure che provengono da altre province. Soprattutto per i minorenni le liti si consumano nelle ore pomeridiane. Per questo la polizia ha intensificato il servizio di prevenzione e di controllo su ragazzi che nel weekend affollano la città. Questi ragazzi, considerata la giovanissima età, escono intorno alle 16 del pomeriggio per far rientro entro le 22 e proprio queste risse avvengono nel tardo pomeriggio, quindi le famiglie devono avere un livello di attenzione perché anche e in queste fasce orarie possono essere coinvolti in episodi del genere, quindi ci deve essere un'attenzione reciproca sia delle famiglie che delle istituzioni al fenomeno. Infine, un monito da parte del questore anche ai gestori dei locali. La somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni è vietata e quindi tutti i locali, tranne pochissime eccezioni, rispettano il divieto. A volte qualche utente cerca la somministrazione camuffata tramite sostanze alcoliche all'interno di bevande analcoliche, ma l'attenzione è alta e la stragrande maggioranza dei gestori rispettano le normative. Bisogna stabilizzare il personale precario e riorganizzare il sistema sanitario regionale. Questa è la posizione della UIL a margine del tavolo con la Regione Abruzzo, a cui hanno partecipato anche CGIL e CISL. Giuseppe Dintino. Dalla Regione Abruzzo sulla sanità solo buoni propositi. Il commento del segretario della UIL Abruzzo Lombardo a margine del tavolo chiesto dai sindacati. Tra le questioni rimaste irrisolte è la stabilizzazione del personale sanitario precario. Medici e infermieri sono pochi e stremati. Lo avevano gridato anche gli operatori scesi in piazza ieri col Nursind. E questo è il tallone d'Achille del sistema ospedaliero abruzzese, anche nella lotta contro il Covid. Noi avevamo posto una serie di problematiche che ci sono, secondo noi, rispetto alla sanità pubblica regionale, in primis la stabilizzazione dei precari, che è uno dei temi centrali, uomini e donne che hanno dato un contributo notevole durante il periodo di questa pandemia e che ancora oggi non vedono riconosciuto questo sforzo enorme che hanno portato e il loro contributo straordinario nei nostri nosocomi regionali, nella nostra attività sanitaria di prevenzione di questa maledetta pandemia. Noi crediamo che sia arrivato il momento che il riconoscimento di una stabilizzazione dei precari nelle ASL, nelle quattro ASL della nostra regione diventi prioritario. Purtroppo nell'incontro, al di là dei buoni propositi, non siamo andati.
Insoddisfatti della riorganizzazione della rete ospedaliera, i sindacati chiedono di potenziare la medicina territoriale, tenendo conto delle esigenze delle diverse aree d'Abruzzo. Noi continuiamo a sostenere che una riorganizzazione del nostro sistema sanitario regionale diventa fondamentale per consentire di dare una sanità territoriale in grado di rispondere innanzitutto alle esigenze della cittadinanza e della popolazione abruzzese in una regione orograficamente particolare che deve essere tenuta presente perché è fondamentale per poter dare quelle risposte soprattutto a quella popolazione che vive in condizioni geografiche particolari, penso a tutto l'Abruzzo interno e che deve avere parimenti agli altri abruzzesi una sanità degna di questo nome. I sindacati poi hanno chiesto un tavolo anche a proposito dell'automotive che si è svolto con l'assessore regionale allo sviluppo economico Damario. Bisogna sedersi a discutere anche di infrastrutture e mercato del lavoro, tuonano le organizzazioni dei rappresentanti dei lavoratori. Vediamo adesso i numeri odierni dell'emergenza sanitaria nella nostra regione. Sono 3.087 i nuovi casi di Covid accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Nel totale 1.659 sono stati individuati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività è pari all'11,38%. 5 decessi recenti che fanno salire il bilancio triste delle vittime a 2.798. Stabili i ricoveri complessivi, ma si riducono quelli in terapia intensiva. Il tasso di posti letto scende al 20% per le intensive ed è al 31% per l'area non critica. I nuovi positivi hanno un'età compresa tra un mese e 99 anni. 416 pazienti sono ricoverati in area medica, più 4 rispetto a ieri, e 37 sono in terapia intensiva, con un decremento invece in questo caso di 3 unità. Vediamo l'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti, che scende a 1.791. Vediamo i nuovi positivi provincia per provincia: 746 in più in provincia dell'Aquila, 818 in più in provincia di Chieti, 716 in più in provincia di Pescara, 684 in più in provincia di Teramo, 56 sono persone che risiedono fuori regione e 64 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. E ad Avezzano protesta di un gruppo di mamme e di bambini che frequentano le scuole primarie della città, le quali hanno scritto all'amministrazione comunale chiedendo un sostegno per i tamponi che vengono effettuati per le attività di tracciamento. Perché i tamponi sono gratuiti soltanto per gli studenti delle scuole medie e superiori? È quanto chiedono i genitori dei più piccoli, i bambini che frequentano l'asilo e le elementari. La misura continua a far discutere anche in Abruzzo, dove un gruppo di genitori di Avezzano ha inviato nei giorni scorsi una lettera all'amministrazione comunale per chiedere un intervento urgente a sostegno delle famiglie. Un'azione sulla falsariga di quanto già accade in diversi comuni e regioni, che stanno contribuendo ai costi che le famiglie stesse stanno affrontando, loro malgrado, per fronteggiare l'emergenza pandemica in un clima di grande confusione, dicono, e instabilità non solo economica ma anche sociale. Le criticità maggiori sono che vogliamo sapere sia dalla scuola che dal comune dove finisce la responsabilità di uno e dove comincia la responsabilità dell'altro. Stiamo vivendo un periodo dove non si capisce nulla, DAD, DDI, DID, connessioni, assenze di connessioni, non abbiamo un filologico delle cose che stanno succedendo. La criticità principale resta quella del costo dei tamponi, calmierato per gli over 12 ma non per i più piccoli. Non riusciamo a capire perché i ragazzi al di sopra dei 12 anni pagano il tampone 8 euro e invece i bambini delle elementari, che al momento sono i più colpiti, debbano pagare i tamponi 15 euro. Io ho 3 figli, la spesa è tanta, è elevata, mettiamo anche che ne dobbiamo fare 2 perché T0 e T5 partono così, 30 euro col giro di 5 giorni, moltiplicali per i 3 figli, diventa una spesa improponibile. Quei costi sicuramente sono elevati, quello che avete chiesto voi è un interessamento urgente da parte dell'amministrazione, che ha sostanzialmente risposto che verranno attivati degli screening. Sì, verranno attivati degli screening, mi auguro che vengano attivati il più presto possibile, speriamo che questi screening partano da subito in tutte le scuole.
scuole. Certo è che tutti i presidi di tutte le scuole di Avezzano si dovranno poi allineare a quelle che sono queste disposizioni comunali, quindi bisogna fare gli screening, tutti i presidi si devono allineare allo screening. La città di Pescara ha reso omaggio questa mattina al magistrato Emilio Alessandrini, ucciso 43 anni fa da un attentato terroristico di prima linea poco dopo aver accompagnato a scuola il figlio Marco a Milano. Proprio l'ex sindaco della città adriatica ricorda così il papà. Riesce sempre molto difficile rispondere a quella domanda fatidica perché. Perché negli anni 70, purtroppo, in quella follia ideologica di intossicazione, di violenza, l'uomo veniva in un certo senso degradato del suo essere tale e diveniva un simbolo, come lo è stato Emilio, che suo malgrado è stato prima bersaglio, poi è divenuto con gli anni il prototipo di quella categoria dell'eroe borghese che io penso lui sorriderebbe di fronte alla quale. Così Marco Alessandrini, intervenuto alla cerimonia istituzionale in ricordo del papà e magistrato Emilio Alessandrini, ucciso barbaramente 43 anni fa da un comando terroristico di prima linea a Milano. Il sostituto procuratore aveva 39 anni e nel corso della sua carriera si era occupato delle inchieste più scottanti, quelle sul terrorismo di sinistra, sugli scandali finanziari legati al Banco Ambrosiano, sui servizi segreti deviati e quella sull'attentato alla sede milanese della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana. Oggi continua l'eco di quella stagione e di ieri la notizia della scomparsa di Corrado Alundi. Molti non sanno chi è Corrado Alundi, era un terrorista nel cui covo nel settembre del 78 venne trovata una foto in formato tessera di mio padre. Qualche giorno fa, qualche settimana fa, uno dei due che materialmente hanno assassinato Emilio ha pubblicato un appendice ad un suo libro. E io penso che non abbiamo bisogno di cattivi maestri, non abbiamo bisogno di zietti birichini che ci raccontano in maniera distorta una stagione come se fosse all'insegna di un sogno rivoluzionario, perché c'è quella linea molto chiara che è quella della democrazia, delle regole, del nostro stare insieme con il rifiuto netto, senza se e senza ma, di qualunque forma di violenza. Ci spostiamo a Teramo adesso, dove è tornato agibile il primo lotto dei padiglioni monumentali del cimitero di Cartecchio. I lavori sono costati 850.000 euro, quasi tutti coperti dalla protezione civile. Questa mattina la riapertura, la presenza del sindaco D'Alberto e del vice sindaco Cavallari. Questo non è solo un risultato straordinario, è un obiettivo di mandato che avevamo raggiunto, la riapertura dei padiglioni, e anche e soprattutto, ed è questo il segno più bello, l'obiettivo di restituire ai nostri cittadini che per tanti anni non hanno potuto visitare i loro cari, non hanno potuto vivere questo momento, questo luogo di rispetto, di dolore ma anche di consolazione. Oggi riapriamo soprattutto il cimitero, ma riapriamo la possibilità, gli spazi del nostro cimitero, ma la possibilità veramente di stare vicini ai propri cari. Questa è la cosa più bella, poter dare una risposta anche alle tante lacrime, alle tante richieste che abbiamo avuto nel corso di questi anni. Oggi non è più chiuso, oggi è aperto quindi al momento della consolazione e del rispetto. E poi c'è l'altro tema che è molto importante, come ricordava lei: non esistono al momento fondi per la ricostruzione dei cimiteri, o comunque sono messi in coda rispetto ad altri interventi, quindi il rischio che correvamo era proprio questo, di tenere questi spazi chiusi sine die. Ci siamo inventati di fatto, attraverso la collaborazione con la Protezione Civile e il Commissario per la Ricostruzione, un percorso amministrativo che ci ha consentito di una riapertura che è di fatto una pre-ricostruzione, quindi anticipando la ricostruzione dei cimiteri, degli spazi più, di alcuni spazi del nostro cimitero urbano, che finalmente appunto torna ad aprirsi alla collettività. A febbraio 2020 mi sono insediato, nel mese di marzo-aprile insieme al sindaco incontrammo l'allora ingegner Borrelli, capo della Protezione Civile, e da lì iniziò l'attività anche di sopralluoghi con i propri funzionari per verificare la possibilità di poter finanziare un'operazione di questo tipo. Abbiamo saputo gestire questa operazione, certo dal 2016 l'abbiamo recuperata nel 2020, adesso l'abbiamo restituita alla città come un impegno che ci eravamo presi, perché era un'attività prioritaria poter restituire ai nostri concittadini la possibilità di andare a fare visita dai propri cari.
A Chieti adesso il recupero delle aree verdi della città grazie alla collaborazione dei cittadini. Una decisione, dicono, dell'amministrazione comunale che sostiene la socialità e il decoro urbano. Dopo il sì della Giunta all'adozione di aree verdi pubbliche, oggi è stato reso noto il regolamento. Il bando pubblico consentirà ai cittadini, alle associazioni, alle realtà economiche, commerciali e imprenditoriali di adottare le aree e svolgervi anche delle attività a vantaggio della comunità. I comparti destinatari di questi interventi saranno aiuole e aree destinate al verde pubblico, fioriere e aiuole mobili, oltre a rotatorie e sparti traffico. Chiaramente l'obiettivo cardine è quello di favorire la compartecipazione alla cittadinanza attiva e nell'ottica che il patrimonio verde è patrimonio comune e chiaramente anche per un comune come il nostro che ha un lascito di patrimonio arboreo e del verde alquanto insomma disastrato porta benefici anche in termini di riscontro economico e quindi di abbattimento di costi. Dal primo momento del nostro insediamento abbiamo sempre detto che uno dei punti focali del futuro della nostra città era il lavoro sul decoro urbano. In questo i cittadini ci hanno ascoltati e sostenuti e soprattutto spesso ci hanno chiesto come poterci dare una mano. Oggi con l'adozione del regolamento e domani con l'espletamento delle pratiche burocratiche, quindi con gli avvisi e con tutto quello che poi gli uffici dovranno fare per appunto consentire l'adozione di questi spazi verdi, noi avviamo un nuovo percorso di sinergia tra la città e l'istituzione. L'ampia pagina di sport adesso, ovviamente partiamo dalla Serie C, dal Pescara, tante assenze per i biancazzurri in vista della gara di domani a Viterbo alle 14.30, fuori causa i 3 tesserati alle prese col Covid, Frascatore, Derisio e Cancellotti, gli infortunati Drudi e Chiarella, i calciatori coinvolti nelle dinamiche di mercato, De Marchi e Bocic che sono in odore di cessione entro lunedì. Intanto è ufficiale l'addio di Rizzo che passa al Messina, 18 i convocati di Gaetano Auteri che dà grande importanza alla gara di domani. Andrea Costantini. Settimana non facile in casa pescara. Ai fastidi inevitabili legati al mercato si è aggiunto il Covid che ha condizionato il lavoro della squadra. 3 giocatori in vista della gara di domani saranno assenti, Derisio, Frascatore e Cancellotti. A loro si aggiungono gli infortunati Drudi e Chiarella e 2 calciatori interessati da dinamiche di mercato che potranno portare a una loro cessione nelle ultime ore della sessione di gennaio, Bocic e De Marchi. Il resoconto di questi giorni del tecnico Auteri. Allenamenti insieme con la palla non ne abbiamo potuti fare tanti, però negli ultimi giorni fortunatamente tutto si è indirizzato per il verso giusto. Vabbè, sapete, di 3 giocatori positivi insomma siamo stati un po' in isolamento, però abbiamo comunque lavorato ugualmente. Sono queste normative che sono un po' strane, perché comunque sono tutti giocatori senza sintomi, con terza dose di vaccino e vabbè. Girardi è un giocatore pronto, perché ha giocato fino a 10 giorni fa, perché è un giocatore che si è allenato, è chiaro che lo dobbiamo inserire nel nostro contesto di gioco. Davanti a Sorrentino dovrebbe rientrare Iannes dopo la squalifica e che sembra favorito sull'ultimo arrivato Gherardi. Ingrosso e Veroni completeranno il trio di difesa, Zappella e Rasi gli esterni, in mezzo torna Pompetti con Diambo che appare favorito su Memusciai. In avanti la conferma del trio Rauti, Ferrari e Dursi. Nonostante le assenze, niente alibi per Auteri che dà grande importanza al match con la Viterbese. È una gara fondamentale, una delle poche volte che parlo così, perché può essere una grande svolta per la stagione. Per fare questo dovremmo giocare una partita strepitosa dal punto di vista dei ritmi, dell'intensità e della lucidità mentale. Intanto i giocatori che ha preso sono tutti giocatori allenati e di ottimo livello. Certamente alcuni giocheranno, tanti li conosco. Adesso la Viterbese è una squadra consistente, secondo me lo era anche prima, poi probabilmente non sempre le prestazioni sono state all'altezza, ma domani è una partita importante perché affrontiamo un avversario che è destinato a non rimanere in fondo alla classifica.
Tanti gli innesti di mercato per i laziali, l'ultimo il difensore Polito dal Monterosi, dove è andato il portiere Daga, ceduto nelle ultime ore l'ex biancazzurro Foglia al Pontedera. Nel 4-3-3 di Punzi, terzo tecnico stagionale dopo Dalcanto e Raffaele, ci sarà il debutto di Semenzato al posto dello squalificato Pavlev. Megelaitis potrebbe soffiare il posto in mediana a uno tra Adopo e Giuliano, davanti spazio a Bianchimano, Volpicelli e Alberico, probabile assente Murilo, partire dalla panchina un altro nuovo, Polidori. Noi dobbiamo essere bravi a non concedere come stiamo facendo nelle ultime settimane ed essere bravi a concretizzare di più quello che produciamo, perché solo così avremo la forza di fare uno scattino in avanti. Anche noi veniamo da 4 risultati utili consecutivi, 7 nelle ultime 8, e per una squadra che è ancora, anche se in condivisione ultima in classifica, sono dei numeri un po' particolari, no? Però dobbiamo essere bravi a vincere, a provare a fare la partita dai punti, perché questo ci darebbe la spinta in avanti per affrontare poi questo mese di febbraio che sarà così intenso. Tornando al Pescara, con le uscite di Marilungo e Rizzo e Galano che flirta con il Bari, ecco le aspettative di Auteri per le ultime ore. Prendere per prendere no, all'interno di questo gruppo ci sono dei giocatori forti, consapevoli e che possono pure avere un rendimento migliore rispetto a quello del girone d'andata, quindi io non forzo nulla, ma qualcosa arriverà sicuramente. E domani pomeriggio, sempre alle 14.30, in campo anche il Teramo ad Imola, seconda trasferta consecutiva per il Diavolo, che adesso ha a disposizione anche l'ultimo arrivato, Andrea Cisco, dal Pisa. Tra campionato e mercato ricomincia il cammino del Teramo con un'altra trasferta, stavolta si va ad Imola dopo il successo contro l'Avis Pesaro. È arrivato Cisco, l'ultimo acquisto in ordine di tempo in casa biancorossa. Teramo che, come ammette lo stesso Guidi, adesso anche per merito della società ha cambiato un po' le direttive rispetto all'inizio della stagione. Ma è diversa perché sono cambiati gli interpreti e chiaramente sono cambiate anche le direttive societarie, perché abbiamo affrontato il girone d'andata dove noi dovevamo raggiungere, oltre ai risultati sul campo, ma anche l'obiettivo del minutaggio, ed è chiaro che le scelte erano fatte in maniera differente. C'è ancora, a proposito di mercato, la questione Mungo da risolvere. Per il resto la formazione dovrebbe essere quasi confermata, quella che ha battuto la Vis sabato scorso. Perucchini tra i pali, dubbio in difesa tra i due centrali, uno tra Kodromaz e Pinto potrebbe non essere riconfermato. Sugli esterni vanno Mordini a sinistra, Aziosmanovic a destra, in mezzo ovviamente Arrigoni con De Grazia e poi davanti il tridente. Malotti e Bernardotto ci saranno sicuramente, da vedere chi giocherà sul lato sinistro dell'attacco biancorosso. Mi aspetto di fare una prestazione importante, perché è iniziato il girone di ritorno e sappiamo dell'importanza di ogni singola gara. Le partite sono sempre meno e quindi è chiaro che ogni pallone va giocato con grande mentalità, con grande importanza, perché può essere un pallone decisivo per racimolare dei punti e farci raggiungere i nostri obiettivi. Quindi mi auguro e spero, per come ho visto anche la squadra in settimana, continuare a fare delle prestazioni buone. Imolese avversario ostico, diverso dalla Vis di 7 giorni fa, ci si aspetta una gara in cui la formazione di Fontana terrà alto il pressing, la pressione sulla prima costruzione del Teramo, e proprio per questo Guidi richiede attenzione ai suoi. Mi aspetto una partita che può avere il sopravvento, la squadra che riuscirà a pressare meglio, che riuscirà a coprire la palla meglio, soprattutto che riuscirà a vincere la costruzione contro la prima pressione avversaria. Penso che può essere la squadra può avere la meglio nella partita. La squadra che costruisce meglio, dai. Ultimo pensiero è proprio per l'ultimo arrivato, Cisco, che va a rimpolpare l'attacco del Teramo. Guidi lo conosce molto bene. È arrivato oggi, ha fatto appena una rifinitura. Andrea è un ragazzo che io conosco molto bene perché l'avevo seguito quando avevo la nazionale Under 20, lui all'epoca era a Padova. Quindi è un ragazzo che conosco molto bene, e poi vediamo,
insomma, ripeto, mancano due giorni alla fine del mercato e questo per oggi non deve essere la nostra attenzione, non deve ricadere sul mercato, ma su quella che è una sfida estremamente importante. Il tecnico dell'Imolese Gaetano Fontana, un recente passato anche in Abruzzo, analizza la gara di domani col Teramo con l'incognita mercato che, dice, non deve distogliere i suoi dall'importanza del match. Ma se io allora vado a guardare la classifica, anche quella col Siena è una partita a spareggio. Io avevo anticipato ai ragazzi che noi avevamo gli strumenti per andare a vincere, ci siamo andati vicini. Ma non era presunzione, era solamente convinzione e di un qualcosa che avevo notato in rapporto a quello che era anche il momento del Siena. Ma queste sono tutte partite che noi affrontiamo allo stesso modo. Poi ci sono degli inciampi che possono capitare nel corso di un'annata e quindi le situazioni vanno vissute, come dicevo prima. Oggi dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale stiamo bene, abbiamo recuperato energie, ci manca qualche giocatore, c'è questo mercato che in qualche modo offusca, ma l'obbligo da parte dei ragazzi è quello che devono tenere la testa dentro la partita, perché se è una partita importante come lo saranno tutte le altre, ma come era quella di domenica scorsa, come era quella del giro d'andata, sono tutte importanti per raggiungere l'obiettivo. È normale che quando la classifica inizia a scemare, quindi la sabbia si consuma, iniziano le paturnie, iniziano i patemi d'animo e l'ansia cresce, perché è la storia di ogni campionato. Noi abbiamo l'obbligo di dover cercare il risultato contro chiunque e dappertutto. Questo è il nostro motto e glielo ho sempre detto ai ragazzi, noi dobbiamo fare tutto il possibile per andare a cercare di vincere la partita. Poi alla fine, se saremo capaci, ma solo dopo che avremmo messo in campo tutto quello che abbiamo lavorato, compreso le motivazioni, compreso l'atteggiamento, compreso la voglia, compreso la convinzione. Allora poi alla fine tiriamo le somme e vediamo che tipo di risultato è venuto fuori, ma solo dopo aver cercato di vincere ogni battaglia. Scendiamo in Serie D, dove domani si gioca la prima giornata di ritorno, rinviato il derby Castelnuovo-Pineto, si gioca regolarmente quello tra Chieti e Nereto. Impegni casalinghe per Notaresco e Vastese che vogliono dare continuità al loro buon momento. Prima giornata di ritorno in Serie D, orfana però di uno dei due derby abruzzesi in calendario. Salta infatti il match tra Castelnuovo e Pineto a causa di casi di positività nella squadra del Vomano. È la seconda gara consecutiva ai box per il Castelnuovo, che deve recuperare anche il match col Vasto Girardi. Era stato inizialmente ricalendarizzato per mercoledì prossimo 2 febbraio, ma c'è stato un ulteriore rinvio. In casa Pineto nel frattempo, con la riapertura del mercato, si è consumato un divorzio eccellente. Va via l'attaccante Matteo Minnozzi, tra i protagonisti della super rimonta dello scorso campionato. In arrivo invece il 25enne centrocampista brasiliano Bruno Caprioli, da un club della seconda divisione svedese. Si gioca regolarmente l'altro derby, quello dello stadio Angelini, tra Chieti e Nereto. I neroverdi contano di bissare quanto fatto la scorsa domenica, onorare un ex sulla panchina avversaria, da Giovanni Pagliari a Federico Del Grosso, e poi prendersi i tre punti dopo aver rotto il tabù casalingo. Chieti, che dovrà fare a meno dello squalificato Verna e che punterà forte sulla coppia Fabrizio Orlando, in attesa di poter puntare anche sul neo arrivo El Wasni. Nereto, con un disperato bisogno di punti, a un girone intero dalla fine, la squadra vibratiana ha 9 punti da recuperare dal terzultimo posto, che vuol dire distacco permettendo play out. E allora è necessaria una forte accelerazione in termini di punti, anche se la squadra continua a dimostrare notevoli fragilità. Scontro diretto al Savini per il Notaresco, che riceve il Fiuggi. Squadre separate da un solo punto, con la compagine di Epifani che tenta il sorpasso ai danni di quella di Romondini. Laziali che cercano di mantenere una certa competitività dopo aver perso i pezzi più pregiati. Notaresco che vuole concludere la settimana perfetta dopo le vittorie su Alto Casertano e nel recupero di Castelfidardo. Torna a disposizione Speranza, mentre Pampano prova a strappare ad Esposito una maglia da titolare nel tridente completato da Maio e Valenti. Terza gara consecutiva all'Aragona per la Vastese, che vuole prolungare il suo magic moment, 5 vittorie nelle ultime 6 gare e ingresso in zona playoff. Ospite un Fano alla prima gara del 2022, dopo il rinvio del match col Porto d'Ascoli. Il tecnico Fulvio D'Aderio recupera dalla squalifica Ceccacci e Corticchia. Il primo potrebbe riprendere il posto di titolare, mentre il secondo dovrebbe partire dalla panchina. In avanti, probabile tridente Alessandro Alonzi Scafetta, Fano che solo questa settimana, smaltiti i casi di Covid, ha potuto lavorare a pieno regime. Mancherà per squalifica Cason.
E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 23. Grazie per l'attenzione. Buon proseguimento di serata.